Buongiorno, buonasera. Sto andando dalle mie parrucchiere perché devo prepararmi per la serata e devo farmi l'acconciatura. Vi farò vedere anche l'outfit che mi sto preparando. Ci vediamo fra poco. Praticamente adesso faccio la piega e capelli mossi come Kim Kardashian. Adesso vado al lavaggio a farmi i capelli. Capelli lavati, adesso dobbiamo fare la piega e poi attaccheremo le extension con le clip. Vedete? Adesso ve le faccio vedere bene da vicino. Guardate chi c'è? Qua c'è la mia amica parrucchiera Ivana che farà lei i capelli. Allora com'è che li sistemiamo? Facciamo una piega mossa, leggermente mossa, un pochino ondulata. E poi, perché vedete, Kim Kardashian anche ormai i capelli ha un po' ondulati, ma non ha un mosso così evidente, anche se il trucco poi che ho ricreato aveva lo chignon, però poi insomma si può anche personalizzare come si preferisce tutto quanto. E comunque quando è finito vedrete l'effetto finale, perché adesso non è che si capisce tanto, vi faccio vedere. Il trucco è questo qui, però io volevo fare il video dell'outfit, e nell'outfit di Kim Kardashian comunque lei ha il, vi faccio vedere, in questo outfit lei ha i capelli lisci, mossi e non con lo chignon. Tra poco sto rimettendo lo smalto, vediamo la Ivana all'opera. E i capelli mossi con la spazzola non tanto grande, giusto? Esatto. Vedete? Ciocca per ciocca. La riga oggi la farò in mezzo perché Kim Kardashian ha la riga in mezzo, quindi proviamo con la riga in mezzo. Ecco, questa qui è la riga centrale, capelli mossi. Adesso bisogna vedere che non è ancora finita, ci sono le extension da applicare. Qui ci sono tutte le extension con le clip che adesso vanno ad applicarmele le ragazze. Sono state già fatte tutti i boccoli e del mio colore di capelli. Parlo della Giulia, ma la Giulia non si è fatta vedere, eccola qua. Ciao! Lei è sempre quella che mi fa i capelli di solito, che capita sempre a quell'ora lì, e mi li fa sempre con i piacimenti, tutti belli boccolosi, morbidi, e poi dura tantissimo. Purtroppo il tempo d'inverno quello che è, però non è colpa di nessuno. Mi piacciono, mamma mia che capelli! Stupenda! Fossero sempre così? È bellissimo! E Ivana, come sono? Ti piacciono? Stupenda! Te li devo prestare? Sì. Invece come outfit mi sono ispirata a lei, ovviamente le scarpe non le ho così, scarponcini così chiari, le ho neri, e i pantaloni jeans sono simili ai suoi, un po' più scuri, e il body che vedrete sotto. E poi per quanto riguarda il make up, il trucco degli occhi è come questo, ma con un rossetto più scuro, essendo un trucco da sera. Ho il giubbettino perché non è che si può andare in giro con il body, non siamo in estate. E vi mostro il mio outfit a strati. La borsettina è simile a quella che indossa lei, è una pochette da sera che si può utilizzare così oppure con la catenella, vedete, però io preferisco così come la utilizza lei, l'ho pagata 25 euro. Poi c'è il giubbettino, questo qui di Tallywheel, ovviamente
è abbastanza leggero, quindi non è che si può stare tanto all'esterno. È di pagliettato nero e poi ecco qua come si svolge l'outfit. Lo tolgo e si può trovare sotto un coprispalle perché il body è molto scollato. Il coprispalle è di motivi, è molto semplice con dei bordini di pizzo e i pantaloni jeans di Tally Wayne sono a vita alta questi qui perché secondo me con il body stanno molto meglio. E poi degli stivaletti, ecco, così, neri, che con i pantaloni skinny sono l'ideale d'inverno, poi non mi piacciono i stivali chiari. But I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. L'outfit è finito, adesso saluto le ragazze, spero che vi sia piaciuto, spero che vi sia piaciuta l'acconciatura, mi piace tantissimo, magari potessi tenere sempre i capelli così, sarebbe bello. Purtroppo poi le clip si possono tenere in giornata ma poi vanno tolte prima di coricarsi. Eccoci qua, qui è il negozio, che sono stati carinissimi a farmi registrare il video qua, grazie Ivana. Ciao, grazie, sei stata bravissima a fare l'acconciatura, che poi queste extension erano un po' di un altro colore, quindi le hanno modificate e sono diventate, guardate come del mio colore, è proprio una figata mega galattica. Dov'è la mia regista? Regista Giulia? Giulia, dove sei? Ringrazio Giulia che è stata carinissima e disponibilissima e niente, ci vediamo molto presto al prossimo video. Poi se vi piacciono questi tipi di video o qualche da ricreare un altro tipo di personaggio tipo Kim Kardashian o qualcun altro, ci possiamo. Io sono pronta per la serata e grazie a Isabel Vegas che sono stati carinissimi e ci vediamo molto presto. Ciao.